Dal punto di vista tecnico, la Camera ha approvato già la legge relativa, che è quella che si stava aspettando per poter, dal punto di vista giuridico, avere tutto il quadro completo. L'ha approvata proprio nei giorni scorsi. Deve fare l'ultimo passaggio al Senato, ma lo approva in commissione, in sede deliberante, quindi non c'è bisogno del passaggio di aula. E dopodiché noi siamo in condizione di arrivare alla definizione del contratto. Devo dire che a latere, però, i tecnici stanno lavorando. Mi sono sentito proprio in questi giorni con l'ingegnere che cura gli interessi del Catania Calcio, hanno già il progetto pronto e mi diceva che alla fine di questo mese vorrebbe avere un nuovo incontro con me, con il presidente del Catania Calcio, per definire i progetti, il dettaglio del progetto stesso. Non appena la legge sarà approvata saremo in condizione anche di arrivare alla convenzione. Ecco, è un passaggio importante questo per Catania, perché avere seguito anche il percorso normativo e legislativo ci mette nelle condizioni di essere più veloci e più spediti. Sarebbe stato più difficile se questa norma non ci fosse. Sindaco, qual